E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto dal titolo, andremo a giocare con la prima arma prodigiosa che portiamo sul canale. Perché io ho droppato tipo 3 catalizzatori in tutta la stagione 3 e poi l'altro giorno ne ho droppati 3 in un giorno, va bene. Oggi infatti andremo a giocare con il coniglio di Giada prodigioso, il cui perk prodigioso appunto aumenta di molto la stabilità. Ora vedrete la differenza in partita e appunto ci vediamo direttamente in partita. Ok, instandardo con coniglio di Giada penso che possiamo solamente stare al centro mappa e fare da lontano. E vorrei subito farvi vedere la stabilità, che tipo è infinita, guardate. Torna sempre su quel punto, non sale mai di un minimo. È il prodigio è veramente spettacolare. Easy, così si fanno. Ecco, ovviamente è il coniglio di Giada, quindi bisogna cercare di rimanere lontani. Perché il problema del coniglio di Giada, come sapete, come ho già detto anche nel video dell'eroe di Giada, mi pare si chiamasse così. Il problema del coniglio di Giada è che bisogna... vabbè, in due con la lancia ci faccio poco. Il problema del coniglio di Giada, dicevo, è che bisogna sparare veramente da molto molto lontano. E con questo perk diventa qualcosa di spettacolare, perché... cioè, stiamo lontanissimi, è come fosse un cecchino con la stabilità infinita. Ecco, tipo quello che stava cercando di fare lui, ma... scusate, sta partita dovrò campeare un pochino, però appunto come già detto è il coniglio di Giada, quindi in questa mappa posso fare poco. One shotissimi quelli. Vabbè, questi sempre in due, oh, sono fratellini tutti appiccicati con la lancia, eh? Ovviamente l'utilizzo dell'arma è sempre quello, nel senso accompagnato da una mitraglietta, da qualcosa che sia comunque forte dalle corte cortissime distanze, anzi meglio corte distanze, in modo che riuscite a coprire un po' tutti gli spazi. Sì, vabbè, quanti siete? Non si riesce, oh, sono sempre appiccicati. È vero anche che sto molto vicino, eh. Cioè, in questa situazione stavo molto vicino per essere un... per stare giocando col coniglio di Giada. Ok, quello rubatissimo. Questo fatto. Ci abbiamo un martello qua. Ciao. Tra l'altro non so se ve l'avevo detto, ma il coniglio di Giada secondo me è l'arma perfetta per uccidere quelli con le super attive. Perché se stiamo da lontano... dove cacchio stanno questi? Perché se stiamo da lontano non si accorgono nemmeno che gli stiamo sparando. Tipo questo qua adesso. Non è abbastanza lontano, quindi fuggo. Bravo amico, io confido in te. Ce n'hai anche uno dietro. Fallo, 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 fallo. Bravissimo, che giocatore. Ne abbiamo uno là dietro. Ma cosa più di uno là dietro? Me ne scapperei anche io qua. Potrei provare a fare così. Continuate così. Ah, sto livellino 7. Unione palo forza. Eccellente. Invidio la tua forza. Fuggi. No, non c'ho il cacciatore. Madonna, sono appena ritornato dal cacciatore. Schivo qualunque cosa. E questa è un po' la palla del coniglio, che va usato per forza in queste situazioni. Cioè non si riesce. Non è molto versatile come arma. Però il suo lavoro dalle sue distanze lo fa veramente veramente molto bene. Guardate qua. Guardate qua. Che devasto. Questo con la lancia. No, 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 chi è che mi spara? Chi è che mi spara? Un po' la palla è questa, che essendo un meta di lancia, quindi un meta alle lunghe distanze, il radar serve a poco. Quindi spesso si trova in situazioni simili. Uno almeno lo vorrei fare, grazie. Fatto. Ah, non sto giocando benissimo, è vero. Considerate che però appunto sto usando solo il coniglio di Giada. Niente, lui l'ha considerato. Male, ma l'ha considerato. E niente, la lancia si scioglie proprio devastata. Cioè ragazzi, è qualcosa di incredibile sto prodigio. Ma in realtà tutti i prodigi sono bellissimi. Adesso a breve uscirà anche il video sul prodigio della Scarlatta che... no, no, no! Dicevo, sul prodigio della Scarlatta, che anche questo è veramente veramente molto forte. Io fuggo.
Tra l'altro, adesso che ho droppato questi catalizzatori, cercheremo di portarveli il più possibile, perché Raikan ne ha veramente parecchi di catalizzatori. Io ne ho droppati adesso 3 l'altro giorno, quindi... Tra l'altro, la cosa bella del coniglio è il perk, che anche se non riusciamo subito a prendere in testa, poi il danno lo recuperiamo alla grande. No, non cadere, dai! Dove stanno? Lì ce n'è uno. Fatto, cioè l'ho fatto. Contro lancia pure, ti devasta. Quindi è spettacolare, ragazzi. Veramente l'arma sottovalutatissima. Secondo me merita veramente tanto. Andiamo a vedere se in B c'è qualcuno che vuole essere. No vabbè, ecco, non così tanto. Però abbiamo pure perso, stavamo vincendo alla grande, invece abbiamo perso, ci hanno recuperato, vabbè. Comunque non penso di aver giocato malissimo, considerando che ero tipo scoperto completamente dalle corte distanze. Il prodigio avete visto che è qualcosa di spettacolare, cioè il rinculo quest'arma non sa cosa sia. È veramente bellissimo, ho fatto 1,5-18, ci sta, dai, considerando che appunto non avevo un'arma dalle corte distanze, non male. Certo, carriati non poco i nostri 3 alleati, ma vabbè. Quindi ragazzi, questa era il coniglio di Giada prodigioso. Veramente qualcosa di spettacolare. Se droppate il prodigio, vi consiglio di usarlo in crogiolo, perché è un'arma che ci vuole un po' per assimilare. E considerando che dovete fare 250 kg in crogiolo, ce la fate benissimo ad assimilarla. Ma poi è veramente qualcosa di strabiliante. Quindi ragazzi, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaudio.